Ciao ragazzi, oggi ho preparato per voi questo terzo workout che è dedicato a quelli che vogliono approfondire e sperimentare un attimo le figure irregolari e i tempi dispari, in particolare il 5. Avremo alcune combinazioni con le mani, ok, con le bacchette chiaramente, e in particolare 5 combinazioni che potrete usare lungo questo workout e poi potrete sicuramente inventarne anche voi. Ho usato come sempre una base che fa parte del mio metodo Drums and Bass, nella quale suona Federico Malaman, perché è più utile, soprattutto non dovete pensare oddio quante battute ho suonato, sta per finire, diventa tutto estremamente più semplice in questo modo perché avete la musica che vi aiuta. La base è ternaria, proprio perché il 5, questa figura irregolare, si sposa decisamente meglio con una base ternaria piuttosto che con una base binaria, ok? Sentirete comunque questo scalino un attimo che c'è musicalmente, perché suonare continuamente questa figura irregolare sopra il click e sotto la base dà un pochino questa sensazione, anche perché originariamente la base non era fatta per farci sopra un workout, però credo che sia un buon modo per dimenticarsi un attimo del click, per suonare sulla musica e cercare appunto di portarlo in fondo. È più veloce degli altri, come vi dicevo ci sono 5 combinazioni con le mani, iniziamo a vederle immediatamente. La prima, che io amo chiamare Five a Diddle, che è anche presente nel mio primo metodo Time Traveling, è fatta così: un colpo singolo, due colpi doppi, un colpo singolo e le mani girano. La seconda combinazione vi permette di rimanere fermi nella posizione in cui siete, perché accentate semplicemente i colpi che sono sulla mano destra, ok? La combinazione è fatta in questo modo: destra-sinistra, destra-sinistra, sinistra. La combinazione successiva altro non è che il contrario di questa, proprio perché quella precedente ci lasciava fermi con le mani nella stessa posizione, vediamo quella che parte dalla mano debole. Qui finiscono le 3 combinazioni lineari di cui si compone questo workout e a questo punto entra in scena invece una combinazione che lineare non è, ha degli unisoni, ok? Vediamo com'è concepita. In queste combinazioni sarà a vostra discrezione totale decidere di usare i flam oppure gli unisoni, funzionano in qualunque modo. Qui arriva il piatto forte di questo workout, lezione questa che è presente anche nel mio video dedicato ai flam tap, si compone di 2 flam tap con quello che io chiamo un colpo di giro, un colpo singolo messo alla fine dei flam tap, per cui lo sticking è quello che vedete nel workout ed è un flam tap a destra, un flam tap a sinistra e un colpo di giro. Vediamola molto lentamente. Una volta che avrete familiarizzato singolarmente con tutti questi rudimenti, con tutte queste nuove combinazioni di 5, non resterà da far altro che iniziare con il vero e proprio workout che incomincia adesso ed è molto più corto degli altri, perché vedremo soltanto questi 5 esercizi e li vedremo già a una velocità che non definirei sostenuta, ma è comunque quella che rende questi esercizi un pochino complessi, soprattutto da tenere per un minuto. Vi confido che quando li ho dovuti registrare ho fatto un po' di fatica, ok? Buon esercizio!
Ok, se siete arrivati fino qua vuol dire che avete completato questo piccolo workout sulle figure di 5. Spero vi sia stato utile, ci vediamo prestissimo, non dimenticatevi di iscrivervi al canale che stiamo crescendo sempre di più. Ciao ragazzi, alla prossima!